Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati in diretta, nuova puntata di Voglia di Spezia, come ogni giovedì in diretta su Tele Liguria Sud. Ci aspetta ovviamente una settimana di pausa per gli impegni della nazionale, ma siamo qui a commentare un momento di flessione dello Spezia dopo il KO davvero roccambolesco dell'Arena Anconetani contro il Pisa, che lascia ancora l'amaro in bocca dei tanti tifosi al seguito delle Aquile, ma anche a quelli che hanno preso la notizia dalla Spezia. Spezia in vantaggio 2-1, poi la sconfitta nei minuti finali 3-2 dopo aver fallito due occasioni davvero clamorose e colossali. Parleremo di questo insieme, come sempre, al nostro Enricone Lazzeri. Ciao Enrico, smaltita la delusione della sconfitta o ce l'hai ancora qui anche te? Ma quando si perdono i derby si smaltisce molto meno rapidamente rispetto al solito. Poi quando c'è la settimana poi ognuno sa, io sono abbastanza positivo e voglio guardare sempre avanti, quindi questo è un inciampo, è una situazione anche un po', mettiamola anche, che sta in quelle che sono, no? Quello che è il bello e il brutto del calcio, no? Se sei dalla parte giusta è il bello, se sei dalla parte giusta capita è il brutto. Inviperito invece il nostro Marco Mora. Ciao Marco, buonasera a tutti. Ne parleremo questa sera. Ben ritrovato anche a Massimo Benedetti, collega della Nazione. Ciao Massimo. Buonasera a tutti. A breve in sovrimpressione tutti i riferimenti per scriverci con i vostri commenti, eccoli qui, via mail col gruppo di Facebook, WhatsApp e anche con un SMS. Allora Enrico, in attesa di andare con il tuo tablet a vedere le poche stelline che ovviamente i tifosi giustamente hanno assegnato allo Spezia per la sconfitta con il Pisa, soprattutto dal punto di vista umorale, veniamo alla partita dell'Arena Anconetani. Questa sera concedimi uno strappo, una cosa un po' diversa. Anche perché a memoria non me lo ricorderei, no? È un pezzo che ho fatto martedì, che ho pubblicato martedì. Mi piace leggerlo perché è un po' il sunto di quello che penso. Lo leggiamo subito, così entriamo anche nelle discussioni dei vari argomenti, no? Ah, vai, leggilo. Allora, lo leggi anziché dirlo, vai, leggilo, vai. Sì. È breve o lungo? Cercherò di renderlo più breve. Vai. La prima parte, diciamo, la taglio. È meglio che lo leggo tutto, se no si capisce niente. Si dice che non è tutto oro ciò che luccica, da noi il concetto è portato all'estremo. Chiaramente parlo un po' dello spezzino, no? Che si passa dalla miniera d'oro ai buchi neri, in men che non si dica, cioè abbiamo questo umore che varia molto da una parte all'altra della scala, no? Una visione estrema del mondo Spezia che può spingerti, se tutto gira a meraviglia, ma anche travolgerti se la stagione prende una piega sbagliata. Che sia frutto del classico negativismo alla spezzina o dell'imborghesimento della piazza di bieliziana memoria, non è dato saperlo. La sfida dell'Arena sintetizza al meglio questo assioma, da un successo che avrebbe galvanizzato la piazza mettendo forse la parola fine sulla crisi di inizio anno, e si passa a uno sconforto quasi che la retrocessione si materializzasse tra una settimana. Certo, la classifica al momento è implacabile, inevitabilmente condizionata da un inizio shock che ha unito episodi sfortunati a gare sbagliate, mettendo in linea tanti pericolosi zeri. Ma poi qualcosa è cambiato e ciò di buono che è seguito non può essere cancellato dai 4 minuti di follia con il Pisa.
Si fa un'analisi obiettiva se si non si fa un'analisi obiettiva se si nasconde l'evidente crescita, come non si fa nulla di positivo continuando a prendere di mira chi è stato bollato come colpevole del periodo nero. Non si può negare che dalla gara con il Benevento in poi la squadra abbia veramente sofferto solo per la prima parte del match con il Chievo, difficoltà superata brillantemente con una seconda parte dominata. Così come è stato dominato il secondo tempo di Pisa, uno dei migliori di tutta la stagione, con due reti e almeno cinque occasioni da gol favorevolissime. Certo che poi i due gol di testa presi nel finale e gli errori sotto porta vengono inseriti alla voce difetti, mentre invece una bella quantità ce n'è anche da inserire alla voce pregi. La verità è che il calcio è fatto di imprevedibilità ed è seguito tanto proprio per quello. Non si può quindi sempre solo trovare colpevoli quando qualcosa gira storto, perché si nega l'essenza del calcio e si dimostra anche poca cultura calcistica. Abbiamo tanto da imparare sotto questo aspetto, non solo in riva al Golfo dei Poeti, ma un po' in tutta l'Italia magari, fermo restando che quelli che sono i limiti conosciuti di questa squadra e già sviscerati e analizzati ormai in tutte le salse. Conosciuti ma non sempre in evidenza, la crescita delle ultime gare è lì a dimostrarlo. Ma si fa comunque a gara di gigantire tutto e qui faccio una parte, diciamo, un po' che parla di quello che è un po' il nostro modo, ma ci mancherebbe altro, ognuno poi lo vede come vuole, di ingigantire un po' tutti i difetti rispetto a quelli che poi in quest'ultimo periodo sono stati i pregi. Mi viene da citare appunto che si è parlato di una squadra che soffriva palesemente le palle alte, quando in realtà l'unico gol su calcio piazzato di testa è stato subito per ora contro il Pordenone, almeno prima di Pisa era stato subito solo con il Pordenone. Il gol di testa di Teglio era frutto di un lancio da metà campo e di un'uscita sbagliata del portiere. I difetti ci sono, hanno contribuito alla classifica deficitaria, ma basti solo fare un passo indietro con la memoria, ad esempio alle tre gare come Perugia, Benevento e anche lo stesso Pisa, nelle quali negli ultimi minuti sono sfuggite vittorie o pareggi che avrebbero portato almeno 5 punti in più, che a questo punto saremmo lì in zona quasi playoff a 17 punti. Poi diciamo che c'è la parte che riguarda Giasi, che è sicuramente un argomento di cui parleremo questa sera. Sul volo sul linciaggio che sta subendo un giocatore generoso e anche utile come Giasi, ragazzo che andrebbe oltremodo aiutato, ma che si finisce per indicare come capro espiatorio in una squadra che comunque sino ad ora ha segnato 15 reti, che non sono poche. Aiuto di cui ha bisogno anche Gudjon, se non certo diventato tutto d'un colpo maturo per giocarle tutte dall'inizio, e che se sta bene in casa inizia sempre dal primo minuto. Ma resta l'opinabile del calcio e restano le scelte, come quella di lasciare in campo un Ragusa che nel primo tempo sembrava fuori partita e che ne diventa invece l'assoluto protagonista, oppure quella di inserire Ricci invece che Erlic con la squadra in totale controllo del match nel finale. Questo è un po' il sunto, taglio l'ultima parte, comunque insomma è quello che volevo, che volevo dire. Bene, allora, fatto sta, Marco, che si torna da Pisa con una sconfitta, tra i mugugni che dureranno 2 settimane da parte dei tifosi, un po' l'emblema della stagione dello Spezia, no? Uno Spezia che comunque non gioca male, in primo tempo non benissimo, comunque nella ripresa 2-1, può segnare altri due gol, non concretizza e poi alla fine perde. Un po' l'emblema dei pregi e dei difetti dello Spezia di quest'anno. Sì, certamente io distinguerei tra le prime giornate, lasciamo stare la prima che è sempre molto particolare, però tra le prime giornate in cui obiettivamente si era visto poco o nulla e quello che è accaduto invece da 4 o 5 giornate a questa parte, dove invece i progressi sul piano del gioco, oltre che dei risultati, sono stati evidenti, e questo non credo che debba essere nascosto. Detto questo, certamente i famosi 4 minuti di follia pesano, purtroppo pesano i numeri, è vero, 15 gol nonostante il deficitario attacco dello Spezia non sono pochissimi, sono troppi 18 subiti. Certamente è una differenza reti che penalizza, anche perché se tutto fosse così positivo saremmo magari in zona playoff anziché in zona playout, no? Credo. Quindi al di là degli aspetti
senza dubbio di crescita che durante una stagione sono normali, così come i cali. La cosa positiva è che da 4-5 giornate a questa parte si è visto effettivamente qualcosa sul piano di un'idea di squadra, sul piano di un'identità che invece era completamente assente nelle prime 6-7 giornate. Al di là di questo, credo che poi il calcio sia fatto dai risultati, sia fatto dai numeri, sia fatto dalle circostanze, sia fatto da quelle che sono non l'intervenire a posteriori e cercare di trovare le soluzioni ai problemi, che è una cosa senza dubbio positiva quando questi si vengono a presentare, però il bravo dirigente, credo il bravo allenatore, il bravo giocatore è quello che i problemi li previene, li vede prima, no? Perché altrimenti se poi ci si trova a commentare le difficoltà dopo, vuol dire che qualcosa evidentemente non è stato considerato, no? Dall'inizio. Poi è ovvio che anche nella migliore delle ipotesi, durante una stagione i momenti buoni e i momenti negativi si alterneranno. Detto questo, la sconfitta di Pisa è una sconfitta che fa male, molto male, per come è maturata. E è vero che avrebbe potuto dare quel salto di qualità definitivo, perché si veniva da un periodo positivo sia in termini di risultati che di gioco. Quindi aver perso in quella maniera negli ultimi minuti, dopo aver dominato il secondo tempo e dopo aver avuto la possibilità di chiuderla, questo secondo me è grave e non lo nascondo, e credo sia un'analisi assolutamente normale dopo una partita del genere. Il limite grosso di questo Spezia, Gabriele ci scrive, le partite vanno concretizzate sul 2-1 a 5 minuti dalla fine, è improponibile perdere contro un'avversaria comunque sulla carta meno forte. Tu che di derby ne hai scritti tanti, no Massimo? Ma sì, ma in effetti guarda, premetto che questo Spezia, a differenza di squadre degli anni passati, è una cosa che cambia pelle 3 volte nella stessa partita, cosa che in passato era molto più raro. Magari sbagliavi la partita, pazienza, però quando la azzeccavi, la azzeccavi. Invece è sotto gli occhi di tutti che abbiamo fatto un primo tempo modesto, un secondo tempo ottimo fino agli ultimi 4 minuti e poi siamo ricaduti nel baratro. Ecco, questo, diciamo, questa mancanza di continuità che in passato, lo ribadisco, era dovuta a partite singole, adesso invece succede nella stessa partita. Però io ho anche chiesto una cosa ai tifosi con i quali mi sono trovato a dialogare nel post partita, che hanno visto che hanno seguito appunto lo Spezia a Pisa. Memori della partita di Pisa di 3 anni fa, quando giocammo con Mimmo Di Carlo, era la vigilia di Natale. La partita lì fu vergognosa. Esatto, infatti facemmo uno 0-0 squallidissimo. Infatti io chiedo, ma allora, rimpiangete quello 0-0 lì? Assolutamente. E infatti molti mi hanno detto no, però tutto sommato ci siamo illusi di stravincere a Pisa e di vincere 4-1. Certo, però torniamo con 0 punti. Quella lì fu una partita oscena, mi ricordo, però lo Spezia fece un punto. Era il famoso Pisa di Gattuso, quello era che il Pisa di Gattuso, lì, sì. E cercava di non prendere gol, perché esatto, non l'avrebbe fatto nemmeno giocando 6 esatto ore. Ecco, quindi siamo però di fronte, io non è che sono pessimista all'estremo, però in effetti, ecco, nel primo tempo avevo detto chissà se la rimettiamo a posto sta partita. Sul 2-1 ero convinto che lo Spezia la portasse a casa. Caspita, prendiamo due gol. Nel primo tempo si aveva in vantaggio con Ragusa, che aveva la sì, vabbè, gol, però tutto insomma, sommato abbastanza dai, semplice. Sì, è stata... sì, loro hanno giocato di più, ma forse era anche un po' studiato, nel senso che loro nel primo tempo danno sempre molto. Anche il loro allenatore l'ha detto chiaramente, dice noi i secondi tempi caliamo sempre perché nel primo tempo diamo tutto quello che abbiamo. Enrico, Vincenzo ci scrive. C'è un'altra cosa che non avevo detto. Ti colleghi ai messaggi dei tifosi. Vai. Vincenzo ci scrive, è vero, la squadra deve ancora lavorare molto, ma guardando le gare delle altre squadre, secondo me, comunque lo Spezia gioca meglio. Il problema è sicuramente il gol. Poi Gabriella dice, quella con il Pisa era la partita da non perdere, c'è davvero qualcosa che non va, siamo davvero molto molto preoccupati. Quindi ancora ci scrive, una cosa è chiara, restando così la rosa
possiamo giocare per salvarci. Questo è l'umore dei nostri tifosi. Quello ci colleghiamo per andare a una risposta. Tanto per cominciare, la salvezza ci devono passare tutti, e quindi non guardiamo nemmeno la media in questo. Anzi, dopo parleremo, perché oggi ho fatto un articolo proprio su questi step, no? Primo step, 7 gare in cui lo Spezia ha fatto male, molto male, e le altre 5 in cui la media cambia notevolmente, quindi andremo a vedere anche quella. Certo, la media 12 punti, 12 partite vuol dire 38 punti, quando giochi in 20 normalmente la salvezza 42-43, quindi non ci sei, cioè questo è, credo che sia piuttosto chiaro, lampante, no? Quindi è inutile star lì a tirare tanto per il sottile. Quello che volevo dire è che, e qui rientra un po' nel fatto che è giusto, secondo me, anche dal punto di vista del fatto che la squadra si trova in questa posizione, quindi tutti dobbiamo provare a remare, no? Dalla stessa parte, credo, d'ora in poi, no? Al di là della giusta critica che magari il giornalista e noi avremo, perché è normale, insomma, è difficile dire sempre che va tutto bene, okay. Però è anche giusto, secondo me, provare a vedere se diamo una mano in un certo senso. E sono usciti discorsi del tipo Angelozzi dà l'out all'allenatore, va nello spogliatoio, fa un casino della Madonna. In realtà Angelozzi ovviamente non era contento, quindi non è che è andato nello spogliatoio a dire bravi ragazzi, fatelo anche la prossima volta di prendere 2 gol in 4 minuti. Non è vero che ha dato l'out. Però non, cioè, onestamente lui dice, ma secondo te non ho dato l'ottato all'allenatore quando ha perso 4 partite di seguito, lo do ora perché ne ha persa una. Certo, quando perdi 5-6 partite di seguito è giusto, anche se io ho la massima fiducia in te, se mi riperde 5 partite allora ci penserò, ma dice ora, cosa, vado nello spogliatoio e dico all'allenatore vai via se non vinci col Frosinone, è assolutamente assurdo, dice. E poi onestamente non avevo nemmeno la forza dopo la partita di parlare. Enrico, ci sono rimasto talmente male io e tutti che... Enrico, siamo a metà novembre, secondo te ce l'ha già in testa l'attaccante da prendere? Perché è questo il problema. Lui ha già in testa. Perché con tutto il rispetto per Giasi, Gudjonsson, aspetta. Il problema è quello lì. Sì, ma lascia perdere, ma il problema sarà pur quello, ma ora bisogna giocare ancora, siamo alla 12ª. 5 partite. Oh. Bisogna giocare ancora 5 partite, e 5 partite non le giochi con un nuovo attaccante, le giochi con quelli che ci sono, certo, ora. Quindi bisogna sfruttare al massimo quelli che ci sono ora. Il discorso Giasi, che qualcuno dice non è colpa sua, è l'allenatore che lo mette in campo, ok? Bene, è vero, questo è vero, è l'allenatore che lo mette in campo. Però andiamo ad analizzare un po' le ultime partite, no? È vero che a Pisa ha sbagliato un gol che... Io ho messo anche la foto in settimana, ha preso la tibia del portiere. Ma un attaccante da lì deve fare gol. Vabbè, giustamente. Se avessimo vinto 2-1 non se ne accorgeva nessuno. Sono il primo a dirlo, però, guardate anche la gara di Empoli. A Empoli, secondo me, già si è giocato una gara straordinaria, perché faceva salire la squadra, teneva palla. Cioè, fuori casa, un giocatore delle sue caratteristiche è probabilmente preferibile rispetto a un giocatore macchinoso che ha qualità fisiche come Gudjonsson. Poi è tutto opinabile, per l'amor del cielo. Infatti col Chievo in casa ha giocato Gudjonsson, no? Perché in casa normalmente si pensa che tu attacchi di più, e mentre invece fuori casa ci sta che tu provi a fare quello che poi abbiamo fatto in realtà male nel primo tempo, perché come ho detto prima, Ragusa secondo me ha giocato male nel primo tempo. Certo. Giasi pure. L'unico che ha giocato un po' meglio forse Bidawi, nel secondo tempo ha giocato tutti bene, secondo me è ovvio che se sbagli un gol davanti alla porta il tuo voto da 6,5 diventa 5, cioè, ma questo è normale, regolare, però mi dispiace perché è un ragazzo che, vi assicuro che se questo ragazzo va via, tra 3 anni torna al picco, si fa gol sicuro, come tutti quelli beh, che quello vanno... tutti. Quello l'hanno fatto tutti. Quello sì. È una roba, okay, che... E poi una cosa, e poi posso introdurre un nuovo argomento, ma perché tutti quelli che vanno via e che poi riparlano dopo, dicono, con tutte quelle che ne ho subite a Spezia? Oh, ma poverini, ma anche Benedetti, no? Che non segnava da quando nello Spezia aveva fatto gol. Difensore, perché dai, la realtà è può anche non segnare. No, difensore, no, dai, ma è venuto poi. Dai. Ma nel dopo partita dice: con tutte quelle che ne ho subite a Spezia. Ma cosa gli abbiamo fatto, povero Fante? Ma scusa un attimo, ma se faceva, non uso la parola,
quella per la roba marrone, perché sennò sono offensivo, no? Ma non è che abbia fatto un campionato qua straordinario. Se magari qualcuno ti diceva qualcosa era anche perché te le cercavi, perché quel campionato lì, se lo ricordiamo tutti, che se avessimo avuto una difesa forse si parlava d'altro, no? Perché l'attacco, cioè, poi non è dare la colpa né a lui né a tutti, però questi ogni volta che parlano, Antenucci, quante ne ho subite a Spezia? E quante ne hai subite? Però quanti pochi gol hai fatto rispetto a quello che eri? Quasi ora, dai, vabbè. Però, Marco, problema atavico, l'attacco. È vero che, ovviamente, Giasi, ci mancherebbe altro, non è un attaccante da doppia cifra in B, forse non l'è nemmeno in Serie C. Ci mette l'anima, non riesce a segnare. Quindi? Sì, ma l'impegno è ammirevole da parte di tutti, ci mancherebbe anche, perché poi mi fanno sorridere quelli che se ne escono dicendo appunto quante ne ho subite, caspita, voglio dire, è una società che comunque paga gli stipendi, ne hanno subite più magari, mi viene in mente, prima hai citato il Pisa di Gattuso, quelli giocavano addirittura senza nemmeno sapere che futuro avevano domattina, quindi da questo punto di vista proprio mi fanno sorridere. Forse è il contrario, semmai erano troppo tranquilli a Spezia e forse per quello che non rendevano. Ecco, quindi può essere, diciamo, anche le cose, diciamo le cose come stanno, da certi punti di vista. Per quanto riguarda il problema dell'attacco, è sotto gli occhi di tutti, ma l'attacco ci sono. In questa rosa, ahimè, ci sono alcuni elementi che non sono all'altezza di un campionato cadetto. Io la penso così. Quindi non hanno colpa, ovviamente. Ha colpa chi deve capire le caratteristiche di chi poi va a scendere in campo, perché ora, d'accordo, avrà in mente anche l'attaccante da prendere, d'accordo, ma l'attaccante da prendere doveva essere in mente da parecchio tempo, perché questa squadra centralmente ha una voragine davanti, ha degli ottimi esterni che lavorano sull'esterno, possono anche portare a delle occasioni, ma poi non c'è il finalizzatore, non c'è l'uomo. Per fortuna fanno gol anche un po' gli esterni. Per fortuna, esatto. Quindi voglio dire, c'è anche questo aspetto. Poi, non tutto va lì, perché io prima sottolineavo i 18 gol subiti, se una difesa prende 18 gol vuol dire che il problema ce l'ha anche dietro la squadra, probabilmente. Non riesco a dare colpe al centrocampo perché più o meno è quello dell'anno scorso, quindi secondo me rimane un centrocampo valido. La difesa ha l'esatto problema inverso dell'attacco, cioè debole sugli esterni, è migliore centralmente, ma poi cosa succede? Che se le squadre avversarie sfondano sulle fasce, spesso e volentieri sbagliano anche i centrali. Quindi è evidente che questa è una squadra che ha dei limiti, perché ci sono degli elementi che non sono, ahimè, all'altezza di questa categoria, almeno io la vedo così. Massimo, addirittura qui, no, dal punto di vista dell'attacco, qualcuno parla di maggiore falso 9, va bene, quello lasciamo un attimino stare, però... Anche Krapikas, potrebbe sì, 1,95. Vabbè, ma al di là di quello, però Silvia ci scrive, ma peccato non aver mai visto, dato che anche in fase realizzativa si è sbloccato, un Ragusa centrale, considerando l'abbondanza di esterni. Massimo, era una delle ipotesi che avevamo già fatto. Angelossi ci credeva, in italiano, però fin da subito. Ma infatti. Non ci ha mai creduto a questa ipotesi? No, non ho mai. Ma lì c'è un problema diverso in questo momento, possiamo dirlo? No, aspetta, Massimo, Enrico, parere. Secondo me. No, non tanto il perché italiano non lo fa, noi qui siamo a parlare. No, siamo certo. Qui in un salotto sportivo, è giusto che. Cerchiamo ognuno di dare il proprio parere. No, vai. Ma infatti, cioè, secondo me, Ragusa, anche lui sta avendo un rendimento altalenante, che vabbè, è anche giustificabile dal rientro post infortunio, eccetera. Ma sì, in effetti. Però ha già fatto 3 gol. No, appunto, però non sarebbe stato adattato anche lui da centravanti. Quindi un non po' è... come Giasi, no? O no? Ecco, magari se la palla capitava a Ragusa, lui forse dentro se la buttava. Ecco. Sì, no, cioè, ma io ne ho avuta un'altra, Enrico, sì, però, un'altra sempre nel secondo tempo, Enrico, anche lì davanti alla porta, cioè, anche Ragusa. La domanda che fa Silvio, che fanno altri due tifosi, è questo. Sì, dice, alla fine, di, con di il provare beneficio anche del quello. Ma col fatto che tutti diciamo che Giasi è adattato, perché... Non fare l'incontrario, fare giocare Giasi con Ragusa, e non c'è, in 8 partite non è mai stato fatto. Posso spiegare un attimo? Non lo so, Enrico, va, Enrico. Sì. Ma questa è una Ragusa, è questa qua, che
in questo momento sta giocando dove c'è un giocatore che non riesce a ingranare, dovevo dirlo, cioè Federico Ricci, perché se no, altrimenti se Federico Ricci fosse... Alcune partite sì, alcune no, dai. Non riesce mai a ingranare. All'inizio ha fatto benissimo. Empoli ha giocato bene. All'inizio ha fatto benissimo, a Empoli ha giocato bene, però il mister se... non lo schiera dall'inizio, cioè masochista, non penso. Ragusa partendo dall'esterno è più pericoloso ovviamente che se parte dal centrale, però a Cesena ci ha fatto quasi tutto un campionato, me lo ricordo anche bene, ha fatto 9 reti. È chiaro che l'allenatore fa un po', cioè l'allenatore ha fatto delle scelte, ha detto, secondo me i centravanti sono, in questo momento che non ho Gudjonsson, Giasi, e per fare giocare anche in allenamento sempre, perché poi... sembra una sciocchezza, ma in allenamento tu poi devi provarli i movimenti e le cose. Se tu Ragusa lo fai sempre giocare esterno e poi in campionato lo metti a giocare centravanti, evidentemente non hai provato in allenamento quelli che sono i movimenti della domenica o del sabato. Quindi a questo punto cosa fai? O metti da parte Giasi e dici il Ragusa è il vice Galabinov. E Giasi ridiventa esterno di destra e se la gioca con Matteo Ricci e con Federico Ricci. Può darsi che adesso lo faccia per non stressare più il ragazzo, non lo so, dico io, è possibile, perché nessuno gioca per perdere, no? E quindi anche lui dovrà cercare delle soluzioni, se quelle che mette in pratica. Però si è cominciato, se mi ricordo bene, con Giasi centravanti nella partita di Sassuolo, che lui disse lo metto lì perché sì, può creare al Sassuolo dei problemi, e li creò in quella partita. Cioè, voglio dire, è vero che poi alla fine, se questo qui facesse anche, avesse già fatto 7-8 gol, probabilmente ci sarebbe già 7-8 squadre di Serie A che lo vorrebbero, no? Perché i movimenti da centravanti, un'altra cosa che ho sentito, che ho letto, che non fa i movimenti da centravanti. Lui i movimenti da centravanti li fa perché tiene palla, è un generoso, è difficile buttarlo in terra quando c'ha la palla. Fa anche i movimenti giusti dentro l'area. Il problema è che poi gli manca quella lucidità quando è lì dentro, e forse anche in questo momento è anche un po' stressato dal fatto che gli si chiede di far gol. Perché l'anno scorso 4 gol li ha fatti, di cui alcuni anche in centro area, anche da quasi da centravanti, ma non aveva la responsabilità di farle sempre dopo. Però come dice l'allenatore, anche gli esterni sono attaccanti, quindi anche se gioca esterno lui deve fare gol, cioè non è che gli esterni dice devono fare gol solo i centravanti, no, perché sennò. E poi parlando di centravanti, e poi qui il calcio è veramente strano, no, perché parliamo di centravanti, è proprio due degli possibili obiettivi di quest'estate, no, che poi non sono arrivati per vari motivi. Uno è Ceravolo, l'altro è Falcinelli. Uno è a 0 gol Falcinelli, l'altro è a 1 gol Ceravolo. Ceravolo ha giocato tutte le partite. Il calcio a volte è questo, cioè tu compri magari Ceravolo, ti fa un gol e tutti a dire ecco che abbiamo comprato il bidone a 33 anni, ma abbiamo fatto anche il biennale. Purtroppo l'abbiamo visto l'anno scorso con Galabino, perché è che non era contento che arrivasse Galabino l'anno scorso? Nessuno. Penso nessuno, no? All'inizio no. Poi è andata male, speriamo sempre. Noi speriamo di rivederlo. Di rivederlo, però da qui a gennaio, ripeto, ci sono 5 partite, ci sono da giocarle al meglio, che giochi Gudjonsson, che giochi chiunque altro centravanti, dobbiamo e poi che faccia gol anche maggiore da falso 9, va bene lo stesso. È stato il migliore in campo a Pisa? Perché ripeto, noi abbiamo segnato più del Benevento, Enrico, in questo momento. È stato il migliore in campo a Pisa? Maggiore, certamente è stato il migliore con Ragusa, ma l'abbiamo detto, sì. Certamente, l'abbiamo detto e sviscerato. Meno male che almeno qualcuno ci salva. Massimo, Sergio Dalbiano critica ovviamente le lacune che ha questa squadra. Conoscendo Italiano, che comunque è partito con un'idea di gioco, poi ha capito, a forza di sconfitte, che fondamentalmente sì, era meglio giocare in maniera più accorta. Ti stupirebbe vedere nella sfida con il Frosinone, dato che ci sono 2 settimane per lavorarci, Ragusa al centro dell'attacco? Per arrivare ovviamente a fine dicembre, poi a gennaio... No, Gudjonsson, scusa, abbi pazienza. In effetti... Con Frosinone giocherà Gudjonsson, scusa, la partita in casa. Adesso Gudjonsson lo vedremo domani sera. Lo vedremo domani sera contro l'Italia. Magari fa gol all'Italia e diventa un grande giocatore. Ma il nazionale, lui la nazionale gli è servita per prendere minuti. In considerazione del fatto che Ragusa è reduce da una doppietta, e con tutto rispetto, poi Gudjonsson, sì,
deve ancora sbocciare, ma Ragusa è un giocatore che comunque ha un passato importante, sarebbe adattato, ma potrebbe essere una risorsa, non l'abbiamo mai visto. Ma dipende anche molto dallo stato di forma degli altri, perché in effetti se bisogna rimuovere le pedine, vale a dire Federico Ricci ancora non al meglio, perché se no in effetti sì, potrebbe giocare. Ma lì cioè, in effetti si tratta anche di capire se il mister vuole tenere un po' a riposo Giasi anche psicologicamente, perché immaginatevi voi contro Frosinone la prima palla che Giasi cicca all'inizio non gioca, ma è normale. Poi purtroppo e quindi sì, in effetti forse è meglio sfruttare altri giocatori, potrebbero essere Ragusa e Gudjonsson, con Ragusa sempre a destra e Gudjonsson al centro. Ragusa al centro e magari il ritorno di Federico Ricci, quello che fece quel gran gol al Crotone, perché ecco, Federico Ricci da un po' che non lo vediamo giocare a 16 Empoli, sì, Empoli meglio di altre partite. Infatti, ma qualcuno da casa dice folle tenere in panchina Federico Ricci, Marco, è vero anche che ultimamente non ha fatto le grandissime partite, tra i non errori di Angelozzi ci dicono non aver comprato bomber vecchi, dato che il capocannoniere è Marconi, che era in Serie C. Sì, ora tutto ci sta, lui prima citava due attaccanti sulla carta che erano da gol e che invece hanno segnato ben poco. La bravura, io la ripeto un po' il discorso che facevo prima, è andarli a vedere e a scovare questi talenti che ci sono in giro. Prendere quello che ha 33-34 anni perché alle spalle ha una discreta nomea, una discreta carriera, può non avere un gran senso. Viceversa, bisogna trovare quello che ti viene magari dalla gavetta ma che riesce a distinguersi. In questo senso, io adesso qui non si parla di bomber, però una parola per Beppe Mastinu. Mi viene in mente questo esempio, no? Ha avuto questa sfortuna dell'infortunio così grave, però un giocatore che ha dato tutto, un giocatore che viene dalla gavetta, un giocatore che avrebbe potuto fare molto meglio se non fosse stato così bloccato da quell'episodio. Ancora un po' di tempo, speriamo. Speriamo, però vedere, voglio dire, ecco, secondo me in questo senso meglio chi va a scovare un giocatore di questo tipo e lo porta a migliorare, a migliorarsi insieme alla squadra, che non magari, e ne abbiamo visti qui, qualcuno che arriva. Ecco, ad esempio Messias del Crotone è stato preso in Serie D. Sì, sì, sì. È un brasiliano che ha giocato tutti questi anni in Serie B, perché ha già 28 anni lui. Sì, sì, sì. E in Serie D, io è veramente incredibile, con la velocità che ha, il controllo di palla, che sia stato tutti questi anni in Serie D senza che nessuno abbia detto vieni a giocare con noi. Cioè è incredibile, a volte ci sono dei giocatori in queste categorie che... Enrico, da caso un messaggio, ma non so se vogliamo commentarlo, comunque la cosa che fa male... No, gli dicono, ma leggo tra le righe, sì, per non andare troppo nella polemica e nello scurrile, cioè no, vabbè. Criticano, sai che i giocatori sono appassionati di social, no? Instagram, Facebook, eccetera. L'ho fatto di Galabino alle terme. Diciamo ma non è di ora, è di quando c'era andato. Ora fa piscina, ma qua stai tranquillo. Quindi era fatto ma sta facendo qua, aspetta, stai però, tranquillo. Però dicono. No, cioè, qualcuno l'ha tirata fuori perché noi siamo bellissimi. Ogni tanto tiriamo fuori un po' di cose così per divertirci. Martedì Galabino su Instagram ha pubblicato una foto stile Hulk alle terme. No, spieghiamola. No, magari perché. È una foto vecchia, una foto dato vecchia. Dato che il nostro pubblico è ovviamente over 65, non ha Instagram, non l'ha vista. Però. No, è una vacanza che probabilmente ha fatto non so quando, e quindi ci sta che poi la pubblichi anche in un momento diverso. Galabino va qua, fa piscina qua, certo, sabato e domenica se è libera gliela dà libera come a tutti i giocatori, ma per il resto è impegnato essere, qua, evitata, non può andare certamente in vacanza. Essendo un ragazzo molto intelligente poteva evitarla, dai. È molto intelligente, mi sarebbe piaciuto anche che sul suo profilo Instagram dall'anno scorso pubblicasse qualche foto con la maglia dello Spezia, sì. Però cioè, capisci bene che cioè, cosa andiamo a fare, cioè, per me io lo valuto se fa male in campo, gli si dà il suo voto.
Poi quelli che sono bravi nei social in campo fanno male, gli si dà un voto sbagliato uguale, non è che perché sul social sbandierava la bandiera dello Spezia, la maglia dello Spezia, gli si dà il voto più alto, però contribuisce tutto a far diventare il personaggio più, diciamo, accolto in maniera migliore, soprattutto con le sue peripezie negative. Anche perché Enrico, prima giustamente dicevi, no? Uno era contento quando ha saputo che arrivava, sì, sulla carta, anche lì era un attaccante che i suoi gol li ha sempre fatti, quindi che sì, ma indubbiamente soprattutto poteva... che ci aveva sempre messo in difficoltà. Ecco, però come dicevi, operazione anche simpatia, dopo che la gente lo sa che lui ha condizionato il suo arrivo a un certo tipo di contratto, capisci che quantomeno giustamente l'operazione simpatia doveva essere accresciuta da parte sua, oltre al rendimento che poi è quello che sappiamo, ma arrivare, presentarsi dicendo io vengo a Spezia se, no, stai pure tranquillamente e dove sei, io altri, da questo punto di non vista... Non è che Zaravolo viene gratis. No, infatti io Angelozzi, pur con tutti gli errori che può aver fatto quest'anno, disse io mi avevo contattato, ora non ricordo... Camacca. Ecco. E insomma non mi aveva convinto per determinate cose, io gli ha detto di no, ecco, e io a quel punto ho detto sai che c'è, non lo prendo, perché comunque se uno non è ecco, io penso che sia ancora più grave presentarsi e dire vengo se mi coprite d'oro e poi oltretutto avere certe prestazioni in campo. Ma quindi, guardate quello che sta succedendo a proposito di questo partita. Guardate quello che sta succedendo a Napoli, no? Con i rinnovi del contratto, questi giocatori qua che dicono se non mi dai 6-7 milioni me ne vado, questo per far capire, a Napoli sono osannati tutto quello che vuoi, nonostante questo, cos'è che diventa fondamentale che gli rinnovi il contratto a certe cifre, se no se ne vanno. Cioè. Massimo, qualche messaggio, il peccato non poter avere Bonazzoli, si è fatto male. Peccato davvero. Perché poteva essere un acquisto, addirittura Osti era venuto a vedere una partita, parlava con Angelozzi. Sappiamo che avevamo parlato anche di Bonazzoli, poi magari tutto e niente, si è fatto male. Ci dispiace, ne prenderemo un altro. Un altro telespettatore ci chiede cosa pensate del cambio di Giasi con Ricci, forse non era più opportuno inserire un difensore. Vi ricordate quello che diceva il signor Cagni? Cioè, nel senso, difendersi alla Garibaldina. In effetti... Quando si vince. Cioè, sì, in valore assoluto è ovvio che... soprattutto perché il Pisa aveva inserito Moscardelli e quindi magari dici vabbè mi inserisco un difensore, forse però il mister aveva visto la partita talmente spianata, cioè nel senso che lo Spezia stava dominando in lungo e in largo, ecco, e sì, e col senno di poi è sempre meglio fare un cambio conservativo come si suol anche dire anche se poi per sottolineare questo è vero. Allora, io che ero lì vi posso assicurare che c'era la gente su di me tutti in piedi a urlare contro i loro giocatori, perché per me erano disperati, l'arena si era ammutolita. Il cambio io lo capisco anche, cioè noi stavamo giocando solo noi e non, anche a me, io non ci ho pensato, ho detto ma come mai non mette un difensore, cioè non ci ho proprio pensato, proprio perché in quel momento l'unica cosa che vedevi era perché non facciamo il terzo tra un minuto, che così almeno andiamo a casa? Due gol, cioè, questo è il concetto. Poi, col senno di poi, è ovvio, a fine partita tutti siamo a dire, ma anche l'allenatore se lo sarà detto, cazzo, peccato che non l'ho messo. Però se andiamo a vedere i gol, il primo, Aia, viene marcato da Terzi, che comunque male. Probabilmente l'avrebbe marcato comunque, male, ma l'avrebbe marcato comunque. Il secondo è una palla lunga sul secondo palo, dove c'è Vignali. Ma sul 3-1 chiudevi la partita, Vignali. Enrico, dai, sì, mentalmente... No, ti sto dicendo che anche se, stavo mettendo l'assurdità della cosa, è che anche se entrava Erlich, che magari si metteva a marcare Moscardelli, quei due gol lì li potevamo prendere lo stesso. Il gol fallito. E devo dire la verità, se fosse successo così, tutti a dita all'allenatore, stavamo vincendo, l'hai messo il terzo difensore, vedi, abbiamo perso la partita.
il calcio è troppo, cioè, poi dopo è giusto, ma la critica... Lui cioè, secondo me ha ragionato per mettere un contropiedista, un uomo che ha gamba, uno veloce. Ti dico che veloce, in quel momento era... Per provare era a chiuderla. Questa la cosa. Forse più che un difensore, un uomo che tenesse palla, che... Ma non ce l'aveva, perché a centrocampo siamo quelli che siamo in questo momento, con Mora fuori. E mi ha fatto piacere, non l'abbiamo ancora sottolineato, l'ingresso di Mastino, perché Mastino in quella posizione di campo, è vero che non avrà le caratteristiche di Mora, però ha le caratteristiche offensive. Nel contropiede ha recuperato quella palla a Moscardelli, però ha sbagliato poi il gol anche lui. Purtroppo, ecco, sarebbe stata la giornata fantastica, perché ha avuto quella palla che lui, secondo me, con le sue qualità anche di tiro, non può sbagliare, ma... È la prima partita che rigioca da tante, quindi assolutamente lo assolviamo, però guarda che giornata sarebbe stata. Pensa che io avevo parenti, l'ha detto Stampa, lo Spezia a fianco, no? E ci dicevamo, per tutta la partita abbiamo parlato, tra virgolette, cioè abbiamo, non dico preso in giro, ma abbiamo denotato come fosse difficile, perché questa è la realtà, lo vedevamo anche, per i difensori Benedetti e Aia, che onestamente hanno due piedi che non sono proprio spettacolari, quando noi andavamo a pressare un po' alti, loro spesso e volentieri sbagliavano palloni, non sapevano come rinviarli. Combinazione ci hanno punito loro due. Enrico, perché se avessi fatto... Ci hanno fatto gol loro due e stavamo già pensando, lui mi diceva, guarda, prima partita a Porto Mastino, che secondo me fa anche gol, c'è tutto negativo, piuttosto Enrico, quando vuole andare... se avesse fatto quel gol Giasi, Moscardelli sarebbe stato lapidato per quella palla che ha perso. Sì, quello è vero, ma il calcio è questo, ragazzi. Però devo dire che il derby è stato bellissimo e non rimpiango il derby dello 0-0. Non lo rimpiango. Ma l'ha vinto il Pisa, dai. Certo, avrei voluto vincere io, però... Ha vinto il Pisa soprattutto anche per demeriti dello Spezia. Un nostro telespettatore ci scrive un bel messaggio, dice: bisogna, Massimo, giocare per il nome che si porta davanti alla maglietta per essere ricordati per quello dietro. Cosa, lo sponsor? No. Bello questo messaggio. No, dato che ora c'è lo sponsor, non vorrei vabbè, che... Vabbè, ma lasciamo perdere lo sponsor. No, è una sbattuta, dai. Oh, no. È una battuta. No, è vero, ma io penso che a livello di impegno non si possa dire nulla, ecco. Cioè, anche a Pisa soprattutto, cioè, in effetti... Sì, dispiace aver perso, però a livello di impegno nessuno si è tirato indietro, ecco. Col senno di poi, guarda, io ti dico, il terzo gol, cioè, se lo riguardi... Maggiore può fare fallo sulla fascia. Bravo, mi hai rubato la parola. Non se ci manca poi, anche un po' di quella malizia lì, hai capito? Infatti, perché li abbiamo fatti avanzare tranquillamente. Ci invece manca quella malizia. È la malizia, noi siamo troppo bravi in alcune situazioni. Nei prime sette partite... Anzi, sei, perché forse già col Benevento. Non prendevamo manco un cartellino giallo. Non prendevamo cartellini gialli, eravamo troppo bravi. Poi abbiamo cambiato anche lì, meno male, in meglio. Perché per regia, torniamo a vedere la classifica di questa Serie B. Conviene... Sì, poi c'è quell'interessante cosa sugli step che ho. Ok, allora poi ti do la parola. Prepara Enrico. È giusto iniziare a tirare fuori quella parola, ovvero obiettivo salvezza, oppure conviene non parlare di niente, aspettare come siamo messi a fine dicembre, anche perché la classifica è corta, come la vedi? Ma conviene cominciare a fare i risultati come si era iniziato a fare prima di questa partita, al di là di quella che è la classifica, è vero, manca la malizia, mancano tante cose, però il tempo, secondo me, io dopo le prime 10-12 giornate un piccolo mini bilancio lo traccio sempre. Perché il nostro telespettatore si riferiva prima a Massimo Galabino. È un terzo, un terzo di campionato, quindi bene o male qualcosa significa. Io certamente non possiamo neanche nasconderci dietro un dito che uno un po' deluso lo sia per questa posizione di classifica, perché io poi mi rifaccio a quello che sento, non dico niente di più, niente di meno. Se non ricordo male, anche in società penso che l'obiettivo fosse quello di migliorarsi, no? Rispetto a quello che è stato lo scorso anno. Playoff, dai. Ma vabbè, non voglio usare quella parola perché a noi è indigesta, quindi non lo voglio neanche dire. Diciamo migliorarsi. Quindi essere nella posizione attuale di classifica, onestamente, non torna. Non torna anche perché non è un campionato di fenomeni.
Cioè, chiariamo, anche chi è in testa alla classifica ha preso delle sonore batoste. Equilibrato, come assolutamente. Forse più equilibrato anche di altri anni. Sì, esatto. È proprio per questo che resta l'amaro in bocca nel buttare via dei punti. Perché? Ora anche di più. Perché se prima c'era l'encefalogramma piatto, nelle prime sette giornate, poi adesso la statistica, Enrico ce la farà vedere, dalle ultime 4-5 si è mosso qualcosa, e allora perdere una partita così ha un significato, secondo me, ancora più grave per quello che stavi provando ad esprimere, e è lì che vengono fuori le lacune. Enrico, andiamo a parlare parliamo appunto di questi numeri, no? Abbiamo detto 12 punti, 12 giornate in questo momento, e questo 15 reti fatte, 18 subite, e questo è il computo globale, quindi 3 meno 3 e 16° posto, che come vedete lì dalla classifica ci porterebbe in questo momento a fare i play-out col Cosenza, squadra che affronteremo fuori casa dopo la sfida col Frosinone. Quindi insomma gara già insomma da prendere, ovviamente, almeno per questa parte del campionato, come l'hai stata quella con la Juve Stabia, che per fortuna siamo riusciti a vincere bene. La proiezione finale, dicevamo, è 38 punti, quando normalmente 42-43 servono per la salvezza. Ma andiamo a fare il distinguo. Se guardiamo le prime 7 gare, lo Spezia ha fatto 4 punti, sì. Ok? Una media di 0,57 a partita, molto basso ovviamente dalla retrocessione diretta, fatti 8 gol, subiti 13, differenza reti meno 5, ok? Secondo step, ultime 5 gare, cioè praticamente dalla gara di Pescara in poi, lo Spezia ha fatto 8 punti in 5 gare, quindi media di 1,6 a partita, 7 gol fatti, 5 subiti con i 3 di Pisa, quindi... Tre pesano moltissimo, certo. Perché ne avevamo fatti 7, ne potevamo aver subiti solo con quello del primo tempo 3, differenza reti comunque più 2. Se andiamo a proiettare la media di 1,6 punti a partita, però se la manteniamo, quindi se andiamo avanti con questo step, cioè con questa media, la proiezione è 54 punti. 54 punti, siamo o a ridosso dei playoff o appena dentro. No, c'è anche da dire una cosa. Parlo della partita. Proprio delle statistiche. No, no, c'è da dire anche una cosa. Che lo Spezia ha giocato, a parte la Salernitana, con le prime 10. Ha giocato con tutte le prime, esatto. Tranne la Salernitana. Esatto. E quindi adesso hai partite... E questo mi fa paura, perché lo Spezia soffre maledettamente. Speriamo a giocare con le prime. Con la Juve Stabia, però... oddio, infatti... Contrappani hai ragione, ma con la Juve Stabia Contrappani abbiamo sbagliato completamente partita. Però andiamo avanti, perché è interessante. Con questa media si può arrivare a 54 punti. Ovviamente è una media da mantenere, però una sconfitta ogni 5 partite ci sta nel campionato di B, così equilibrato, no? Aspettiamo, se poi ne vinci 2, ne pareggi 2, puoi perdere anche una volta. Aspettiamo la firma. Che vai verso i playoff anche lì. La cosa interessante sarebbe stato come guardare cosa sarebbe successo invece addirittura se a Pisa avessimo vinto, come si poteva tranquillamente fare, no? La media sarebbe stata quella di 2,2 punti a partita, 11 punti in 5 partite, che avrebbe portato una proiezione di 72 punti, addirittura a giocarsi il adesso primo da 54 a 72, da. Oh, sono, Enrico, sono statistiche. Ho capito, sono ma statistiche. Qui stiamo proprio... Cioè, in 5 partite, se tu ne vinci 3 e ne pareggi 2, era una media che potevamo tenere, no? Si la partita così, di Pisa era vinta, giocare, praticamente. Vabbè. Adesso, non voglio esagerare, però... Non vogliamo esagerare nessuno, ci basterebbero anche i 54, devo dire la verità, anche se però bisogna capire quello che sarà il mercato di gennaio, quello che faranno le altre, come ti adatterai te, se veramente chi comprerai sarà utilissima la causa oppure, come è successo altre volte, non lo sarà, perché poi il mercato di gennaio è difficile per quello, infatti. Compri i giocatori, pensi di e poi... Certo, se arriva il Moncini e fa 15 gol come l'anno scorso nel Cittadella, allora evidentemente Massimo, è un altro paio di mani. Che tipo di attaccante arriverà e soprattutto che cosa succede in Africa e a Monte Carlo? Non so dove staziona in questo momento il patron Volpi. Cosa
Che cosa pensa, cosa dice? Se lo chiedono in tanti, tu ogni tanto lo senti. Il patrone, niente, continua ad avere fiducia, diciamo, in una ripresa della squadra, anche se forse qualche domanda sul mercato se l'è fatta. Quindi lui comunque ha ancora fiducia in Angelozzi, dai. Per ora, okay. Sicuramente, però qualche domanda se l'è fatta anche lui, perché appunto è sotto gli occhi di tutti che qualche acquisto non ha reso come questo, doveva rendere. Questo nuovo sponsor sulla maglietta? Ci puoi dire qualcosa? Sono i suoi nuovi locali, diciamo. Se si è buttato sulla ristorazione? Ma più che lui, devo dire che è il suo, diciamo, strettissimo collaboratore, Giampiero Fiorani, insomma. Tra poco aprirà anche a Spezia, quindi okay. Si dice i primi giorni, i primi mesi dell'anno nuovo, probabilmente. Sì, ci sono i lavori in corso. Sì, sì, vabbè, sì, sì. No, ci mancherebbe. Cioè, ecco il problema. Sono altri soldi che il patrono mette dentro alla società. Sono altri o sono i soliti? Sono due società distinte. La Inter si sponsorizza, e in più la sponsorizzazione qua. Il problema del mercato di gennaio è, come diceva bene Enrico, è che devi anche trovare i giocatori. Primo che te li diano, perché quelli buoni se li tengono. E poi che riesci a trovare l'innesto giusto, perché noi abbiamo... ricordi di flop clamorosi, purtroppo. Sì, anche un po' cercati, perché se vai a comprare giocatori di 34, 35 anni messi male con ma quello penso che Angelozzi quell'errore lì non lo faccia. No, ma appunto dicevo, cercati in passato, spero che. No, lui sicuramente questi errori li fa. Purtroppo il problema è che molte squadre ora, quelle che vorranno l'attaccante, andranno a cercare quelli. Moncini poi ultimamente stava sono giocando. Sono questi, esatto. Moncini sta vedere, giocando, quindi. Perché Semplici in questo momento sta dicendo che li alterna tutti perché secondo lui sono tutti validi e credo che la SPAL difficilmente. No, io ho visto Moncini giocare contro la Sampdoria, mi sembra. Ci poi sono... ha perso, però ha giocato bene, cioè niente da dire. Sempre restando alla Serie A ci sono Lecce e Brescia che possono avere qualche esubero. La Mantia potrebbe essere uno di quelli, già ambito l'anno scorso da Angelozzi. Mantia tanta roba. E il Brescia, anche se finora non ha mai giocato perché era infortunato, ha Torregrossa. Io vi dico una cosa, state tranquilli che al patron perdere non piace, quindi se si presenta possibilità di prendere un attaccante, avete fatto un nome, la Mantia, dire, state tranquilli che soprattutto se dovessimo andare male in queste 5 partite, perché io personalmente sono anche abbastanza ottimista. Deve arrivare lo stesso, dai, un attaccante. Ah sì, ho capito. Anche se vince tutte e 5 le partite. Perché Angelozzi non è che poi dopo può rispiegare di nuovo un mese dopo il mercato che non ha comprato l'attaccante perché non è riuscito a prenderlo. A quel punto lì lo deve comprare per forza. Se è rimasto un po' fregato alla fine del mercato, e purtroppo i problemi finanziari della Sampdoria ci hanno condizionato, perché sennò c'era qua Barazzoli. Torregrossa, la Mantia, serve un attaccante così per questo gioco? Assolutamente, serve un attaccante che al centro faccia i gol, faccia il mestiere dell'attaccante, perché è vero che uno può lavorare per la squadra, può fare, ma l'attaccante deve fare gol, cioè se no gioca in un altro ruolo, se no non gioca. Massimo, ci chiedono informazioni su De Col, cioè è stato ultimamente valutato molto in maniera positiva, ha fatto di denuncia di quel messaggio che gli arrivò da Calaiò prima della partita con il Parma. Però questo ragazzo è stato scaricato dallo Spezia, non si capisce bene il motivo, alcuni tifosi... C'è da precisare che lo Spezia lo sta pagando. Sì, ho capito, però... Lo Spezia ha detto, se trovi una squadra vai, bene, però ti paghiamo. Benissimo, però da casa ci chiedono, visto le difficoltà... Secondo me servirebbe, al momento servirebbe. Ci chiedono questo sì, servirebbe anche perché abbiamo dei giocatori che hanno avuto dei problemi. È stata fatta una scelta, ormai non si torna indietro. Deve essere successo qualcosa. No, sicuramente è successo qualcosa, però appunto... È lì. In un momento come questo, dato perché era uno proprio dei servirebbe. Nostri ruoli però, scoperti. Però mi fate dire una cosa, io non so se sono d'accordo anche loro, ma non associamola a questa sua storia qua. Cioè, io ho sentito dire non gioca più perché ha denunciato. Ma non c'entra niente, ma non sta mica dicendo. Ma io lo dico perché molti lo pensano, mica perché. Cioè, ti dico poi. La scelta tecnica ci sta, ognuno fa le scelte che vuole, noi possiamo dire, sono il primo a dire, sulla anche destra se difficoltà quest'estate il mister ha avuto il tempo
di provarlo tutto il ritiro, probabilmente non l'ha visto utile al suo modo di giocare, non lo so, ogni allenatore ha il suo modo di giocare, ha il suo modo di intendere anche i ruoli. Lì l'anno scorso a Trapani ci giocava uno che aveva sempre fatto il trequartista, quindi figurati che lui ci può mettere chiunque, però quello che voglio dire è diamo un attimo di tempo anche a Salva Ferrer di capire un po' meglio il calcio italiano, perché io ci vedo ottime potenzialità in quel ragazzo, deve solo imparare a difendere un po' meglio, cosa che in Spagna magari passa un po' in secondo piano, no? In Spagna si guarda più ad offendere che non a difendere, ma secondo me lui è un giocatore che appena impara un pochino anche determinate astuzie, lo vedo a volte un pochino acerbo anche dal punto di vista dell'astuzia, sì. Hai capito? Sì, sì. Cioè questo è quello che ho visto io, anche a Pisa, anche se il primo gol è un po' colpa del fatto che Capradossi è andato fuori area a coprire un altro giocatore e Terzi si è ritrovato spiazzato, però alle sue spalle c'era appunto Ferrer che avrebbe potuto fare una diagonale, andare magari a disturbare un pochino l'attaccante del Pisa mentre saltava, un disturbo, magari ti ci metti anche se non ci arrivi là in cima, lo disturbi un pochino e non lo fai coprire così. Queste cose qua, come il gol che avevamo preso col Trapani, che lui è stato protagonista, deve migliorarle un pochino. Ma io personalmente lo vedo un giocatore che può crescere molto. Ricordiamo che lui, come Delano, come gli altri, sono dei 98. Certo. Sono dei ragazzi giovani. Vedremo all'opera Maggiore contro Gudjonsen nell'Under 21, poi torneremo dopo la sosta per la sfida con il Frosinone. Io ringrazio, come sempre, il nostro Enrico Lazzari. Grazie anche a Marco Mora. Con te, ovviamente, tra due lunedì per... proviamoci a lunedì insieme a Selene Ricco. Grazie a Massimo. Grazie Benedetti a voi. Noi ci ritroviamo giovedì prossimo per Voglia di Spezia. Arrivederci. Puntata speciale, puntata rosa, ve lo anticipiamo. Arrivederci.